40 sono i nuovi 20 è il titolo di una commedia romantica americana, uscita nei cinema italiani nello scorso mese d'ottobre, interpretata dall'attrice premio Oscar Reese Witherspoon e che racconta la storia di una mamma divorziata, con due figlie, che cambia radicalmente vita spalancando le porte della sua casa a tre giovani artisti in cerca di fortuna a Hollywood. Nel calcio a 40 anni di solito, più che freschi e in forze come dei ventenni, si inizia a fare i conti con tutti gli acciacchi dell'età e a pianificare un futuro senza gli scarpini bullonati ai piedi. C'è però anche chi se ne infischia degli acciacchi e si fa beffe dell'età, calciatori inossidabili come Dino Fava Passaro, ex attaccante di Udinese, Triestina, Treviso, Bologna e Salernitana con oltre 100 gol fra i professionisti che a 41 anni suonati continua a divertirsi, segnare e soprattutto a fare incetta di campionati e titoli nell'eccellenza campana. Dopo aver, nella passata stagione, trascinato con 15 reti il portici alla promozione in Serie D e alla vittoria della Coppa Italia di eccellenza, il centravanti nativo di Formia ha concesso il bis quest'anno col Savoia. Glorioso club di Torre Annunziata, che domenica scorsa ha matematicamente festeggiato la vittoria del campionato con 4 giornate d'anticipo e il ritorno fra i dilettanti, 3 anni dopo il fallimento e una tribolata ripartenza. Fava, che un mese fa insieme ai compagni aveva già festeggiato la conquista della Coppa Italia dilettanti sconfiggendo in finale ai rigori il Nola, ha vissuto questo doppio exploit indossando i panni del leader ed onorando al meglio la fiducia del club a vincere i campionati. Anche a questa età non ci si stanca mai, anzi devo dire che ho provato le stesse sensazioni e lo stesso gusto di quando giocavo in A o in B. Scherza Fava ai nostri microfoni. Il girone A d'eccellenza campana mai come quest'anno era ricco di squadre potenzialmente insidiose che puntavano al primo posto, ma il Savoia, dopo un iniziale periodo di assestamento, è stata nettamente la squadra più forte. Il dominio è stato netto e domenica contro la Frattese è stato emozionante vedere più di 3.000 persone di Torre Annunziata invadere le tribune dello stadio e festeggiare con noi questo traguardo importante che deve rappresentare un punto di partenza per una piazza che per passione e trasporto emotivo merita ancora di più. I numeri del Savoia 2017, 2018, 71 punti in 26 giornate, media punti 2,73 punti, 14 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, Visa Fragolese 73 gol fatti, miglior attacco dell'eccellenza girone a campana, 14 gol subiti, miglior difesa dell'eccellenza girone a campana, 13 le vittorie di fila ottenute fra il 10 novembre e il 18 febbraio, capitano mio capitano. Hanno sbarcato in estate a Torre Annunziata, l'esperto tecnico Franco Fabiano ha affidato sin dalle prime uscite la fascia di capitano a Fava che, pur se frenato da qualche acciacco muscolare negli ultimi mesi di campionato, ha sempre onorato alla grande questa carica dando l'esempio in allenamento, mettendo al servizio di giovani e veterani la sua grande esperienza e soprattutto segnando 19 gol molto pesanti, 11 in Coppa Italia e 8 in campionato, che hanno avuto un peso specifico rilevante nella straordinaria annata dei bianchi. Col pubblico torrese si è subito creato un feeling meraviglioso. Sin dal primo giorno mi hanno dedicato cori ed applausi, dimostrandomi stima ed affetto incondizionati. Per questo il primo pensiero che ho avuto domenica è stato quello di scavalcare le transenne ed andare a festeggiare in mezzo ai fedelissimi. Al fischio finale Fava ci ha tenuto soprattutto a mantenere una promessa a Roberto, tifoso storico della formazione oplontina che da 5 anni a questa parte per onorare e ricordare la memoria del figlio Fabio Montuori, ultras del Savoia scomparso 5 anni fa a causa di una leucemia. NDR, presenza ad ogni partita casalinga ed esterna della squadra campana sventolando il banruan che apparteneva al figlio, avevo promesso a questo tifoso che se la stagione si sarebbe conclusa con la vittoria.